Benvenuti al 45esimo appuntamento della serie di conferenze di aperture. Io mi chiamo Francesco Nazzi, sono il delegato per la cultura dell'università e vi porto il benvenuto e i saluti del magnifico rettore, il professore De Toni. Questa sera abbiamo il piacere di ascoltare un ospite molto prestigioso che è il professor Serge Latouche, che è professore emerito dell'Università Parigi 11. Che ci parlerà di un altrettanto importante pensatore del XX secolo, Jacques Ellul. Rientra nella nostra serie di conferenze, ma è stato propiziato dal PRODES, che è l'organo operativo del Forum per i Beni Comuni e l'Economia Solidale, e dal CEVI, che è il Centro di Volontariato Internazionale, con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia. E fra qualche istante lascerò volentieri la parola alla dottoressa Lucia Piani, di PRODES, oltre che dell'Università di Udine, che avrà l'onore di presentarvi il nostro relatore. Io vorrei solamente proporvi un pensiero brevissimo che riguarda il cammino di riflessione che stiamo facendo in università nell'ambito di aperture. Poco più di una settimana fa abbiamo ascoltato il filosofo della scienza Mauro Ceruti, dall'Università di Milano, che ci ha parlato di tempo della complessità. In quell'occasione Ceruti ha evocato più volte la parola tecnoscienza e ci ha ricordato come in questi ultimi decenni sia successo qualcosa di molto importante e rivoluzionario, per cui la tecnologia ha smesso di essere un'ancella della scienza e ha acquisito una propria autonomia, accompagnata anche da una ingovernabilità che preoccupa molti. E ci ha fatto presente soprattutto che grazie o a causa della tecnologia le conseguenze delle azioni umane si sono enormemente estese sia nello spazio che nel tempo. E sempre secondo Ceruti questa estensione ha comportato una inevitabile estensione anche del nostro concetto di responsabilità, perché diventa una responsabilità verso molti nuovi ambiti, è la responsabilità verso le altre specie viventi, verso gli ecosistemi, il pianeta, addirittura la responsabilità verso l'identità stessa di essere umano e anche, non ultima, la responsabilità nei riguardi della sopravvivenza di questa specie e delle altre specie che popolano il pianeta. Ecco, io credo che questa nuova responsabilità che estesa in questo modo a causa di ciò che è accaduto alla tecnologia comporta innanzitutto per noi la responsabilità di acquisire una maggiore consapevolezza intorno a quelli che sono le potenzialità e i non pochi limiti delle tecniche della tecnologia, e credo pertanto che il nostro relatore di questa sera potrà offrirci spunti interessanti e stimolanti nell'ambito di una riflessione del genere. Di conseguenza vi ringrazio per essere presenti e cedo la parola a Lucia Piani. Buonasera a tutte e a tutti. Io parlerò, lavoro in effetti all'università, sono collega di Francesco e ho seguito anche in questo periodo i lavori del Forum dei Beni Comuni e dell'Economia Solidale, che è una rete di associazioni di cittadini che si è costituita nel 2012 proprio con l'idea di riflettere su il sistema economico e la crisi che stiamo vivendo, una crisi che è di sistema, che è non solamente economica e sociale ma è anche ambientale, per fare delle proposte alternative. Innanzitutto vorrei ringraziare i due ideatori di questo ciclo di conferenze, perché questo ciclo si incrocia con il ciclo di conferenze aperture, ma è un ciclo di conferenze che è diffuso su tutto il territorio della nostra regione, che inizia, viene inaugurato proprio da Serge Latouche, che è, insomma, noi siamo molto contenti di averlo perché lui ci fa un grande piacere venire qua, è venuto anche in treno, quindi ci fa un doppio piacere sapere che usa mezzi ecologici per arrivare da Parigi. E si inaugura con questo ciclo di conferenze proprio sui precursori della decrescita.
È un ciclo di conferenze che è stato organizzato in particolare da Toni Peratonere e Ferruccio Niglia, che sono gli ideatori di questo percorso, che avrà la sua prossima tappa il 5 dicembre con Marco De Riu, che è un professore antropologo all'Università di Parma e che parlerà di Castoriadis. Quindi sarà un ciclo che si apre sui territori, anzi vorremmo quasi dire che se c'è un territorio che è disponibile a collaborare per organizzare uno di questi eventi, di questi cicli di conferenze, noi abbiamo una lunga lista, perché si va da Georgescu Regen a Illich a Tolstoi e via dicendo. Se c'è qualcuno che vuole collaborare con noi per organizzare uno di questi eventi sul territorio della regione, noi saremmo ben contenti di organizzarlo proprio in maniera diffusa a livello regionale. Quindi il 5 dicembre vi do appuntamento all'ospitale di San Giovanni a Maiano, perché ci sarà appunto il professor Marco De Riu che parlerà di Castoriadis. All'interno sono i precursori della decrescita, è un ciclo, è una rassegna di libri che è stata curata dal professor Latouche e che appunto riguarda, per il momento sono usciti tutti questi libri di cui forse parlerà anche lui, 13 libri di cui lui parlerà in questa giornata del pensiero di Jacques Ellul. Lo scopo del ciclo di conferenze è proprio quello di aprire un confronto sul territorio, sui temi dello sviluppo e dell'economia, anche alla luce della legge regionale 4 del 2017, che è la legge che sostiene e promuove l'economia solidale. Questo è stato un risultato di tutto il percorso portato avanti all'interno di questo spazio di riflessione che si chiama Forum per i beni comuni. Per i beni comuni e l'economia solidale, e abbiamo voluto proprio tentare di fare una proposta alternativa in cui al centro di questa proposta, che è stata appunto approvata dalla regione, ci sono le comunità. La legge regionale prevede che si formino le assemblee delle comunità dell'economia solidale, assemblee costituite dalle UTI, anche se sappiamo che adesso il percorso delle UTI si è un pelino bloccato, però i sindaci e dei comuni appartenenti alle UTI dovranno convocare le assemblee dei cittadini entro il febbraio del prossimo anno, e quindi siamo qui anche a chiedere chi vuole con noi partecipare a questo progetto proprio di ripensamento del sistema economico, convocando i cittadini a pensare assieme a come spostare flussi economici da un mercato globale a un mercato locale, ma anche a come ridefinire i sistemi delle relazioni locali. Noi pensiamo che questo nell'ultimo periodo, soprattutto nel caso di queste alluvioni, di questo cambiamento climatico che ha portato a questi eventi importanti in questi ultimi giorni, proprio abbia dimostrato come le relazioni all'interno delle comunità facciano tanto, e come le comunità coese in qualche modo si stiano dando da fare assieme per ricostruire. Quindi noi vi chiediamo di lasciarci la vostra disponibilità ad essere convocati anche in queste assemblee. Abbiamo un banchetto fuori in cui, oltre ai libri, c'è anche un foglio in cui ci si può registrare per essere informati su quello che stiamo facendo. E direi di lasciare la parola a Sergio Latouche, che è, come ha già detto anche Francesco, professore emerito dell'Università di Parigi, è un economista, è un filosofo e è uno dei grandi pensatori della decrescita a livello internazionale. Quindi lo ringrazio ancora e ringrazio il CEVI, Prodes e il Forum per i Beni Comuni, che assieme all'Associazione anche per la Decrescita hanno organizzato, e all'Università ovviamente, che ringraziamo per prima, che ha organizzato questo evento. Lascio la parola a Sergio. Buonasera a tutte e tutti. Grazie a tutti gli organizzatori, l'Università, la Rete della Decrescita, l'Associazione, eccetera, eccetera. E sono sempre
contento di ritrovarmi a Udine, credo che sono venuto già, non so, 5-6 volte almeno, se non 10. Allora stasera devo fare due cose, presentare, iniziare il ciclo delle conferenze sui precursori della decrescita e parlare più di uno di questi precursori che è stato effettivamente il primo libro pubblicato dalla collana dei precursori, Jacques Ellul. E la prima cosa che si può chiedere è perché parlare dei precursori della decrescita? Infatti quando abbiamo per la prima volta usato la parola decrescita, che in aprile più o meno 2001, non molto tempo fa, naturalmente non si pensava ai precursori, non pensavamo di essere originali, di non avere precursori, diciamo. Allora devo ricordare un po' come è nato questo slogan della decrescita, poi dopo questo progetto. Siamo in, ho detto 2001, poco tempo dopo la caduta del muro di Berlino, 1989, va detto che sparisce il secondo mondo, dunque se non c'è più un secondo mondo non c'è più neanche un terzo mondo, e effettivamente siamo al momento del trionfo della cosiddetta globalizzazione, che si può ricordare la parola dell'un esperto, Henry Kissinger. Henry Kissinger, ministro degli affari esterni degli Stati Uniti, interrogato dal Journal of Foreign Affairs, dice: ma dear Henry, che cos'è questa globalizzazione di cui si parla tanto? Ho detto: ma la globalizzazione è solo il nuovo nome della politica egemonica americana. È fantastica, perché allora il vecchio nome era lo sviluppo, che era l'impresa egemonica americana iniziata dal presidente Harry Truman il 20 gennaio 1949. E allora parlo di una piccola internazionale intorno agli allievi di Ivan Illich, cioè Vandana Shiva, Gustavo Esteva, eccetera, che da anni facevano la critica allo sviluppo. Come non c'è più, lo sviluppo era l'impresa dei paesi del nord per aiutare i paesi del sud dopo questo discorso di 1949, quando Harry Truman per la prima volta ha definito il mondo nella sua gigantesca diversità, l'ha ridotto a paesi sviluppati, paesi sottosviluppati. E c'era il trionfo di un mondo unidimensionale, una unica dimensione, l'economia, lo sviluppo, la crescita. E allora, con il trionfo del mondo unico, al medesimo tempo c'è il trionfo del pensiero unico, che con la Margaret Thatcher e Donald Reagan negli anni 80, no, dopo 89, in questo periodo. E allora è il trionfo anche di questa parola molto ingannatrice che ha sedotto tutti, lo sviluppo sostenibile, che è la forma del pensiero unico, il progetto per tutto il mondo, dal momento che siamo arrivati, come l'ha detto l'ideologo americano Francis Fukuyama, alla fine della storia, con il trionfo del mercato e della cosiddetta democrazia, che non è democrazia, ma plurale. Dice. E allora a questo punto, come l'ha detto bene la Margaret Thatcher, Tina, there is no alternative, there is no alternative a questo mondo dell'unico, non c'è alternativa allo sviluppo sostenibile, per tutto il mondo.
E allora a questo momento noi siamo stati provocati da questo. Vogliamo dire, noi che per 20-30 anni cercavamo di proporre ai paesi del sud del mondo un'alternativa all'egemonia occidentale, all'occidentalizzazione del mondo. Non a caso il mio primo libro, che è stato tradotto in italiano negli anni 90, si chiama L'occidentalizzazione del mondo e è sottotitolato Saggio sull'uniformizzazione planetaria, l'omologazione planetaria, il trionfo dell'uomo a una dimensione di Marcuse, che altro non è che l'uomo economicus. Allora noi dovevamo proporre un'alternativa di fronte a questo, e l'alternativa a questa provocazione dello sviluppo sostenibile, per denunciare la doppia impostura dello sviluppo sostenibile, l'impostura dello sviluppo e l'impostura della sostenibilità. Allora abbiamo utilizzato questo slogan, decrescita. Naturalmente pensavamo di essere originali, non abbiamo sul momento pensato di fare una collana dei precursori della decrescita, ma riflettendo dopo, quando si doveva dare un contenuto a questo progetto, abbiamo preso coscienza che la cosa originale, perché c'è qualcosa di originale nel progetto della decrescita, è che fa la sintesi di due movimenti che esistevano da almeno 30 anni, che è il movimento della critica sociologica culturale che è rappresentata benissimo, per esempio, da un sociologo francese che ha avuto molto successo in questi anni, Jean Baudrillard, ma anche dal movimento situazionisti, con Guy Debord, la società dello spettacolo, la società dei consumi, tutto questo, e che effettivamente c'è questa emergenza della proposta nel maggio 68 francese, quando, con questo slogan, Metro Boulot Dodo, che dice che con questa società viviamo come dei cretini, una società che porta alla perdita del senso, che è molto noioso, che distrugge, ma che crea della ricchezza, ma una ricchezza, la schiavitù del consumo. Ma non si parlava di tutto questo filone della critica sociologica, anche parzialmente Ivan Illich, non parlavano molto dell'ambiente. Allora la lezione di questo filone, di questo, era che dovevamo uscire da questa società della crescita, che è l'altro nome della società dei consumi, perché non tradisce la sua promessa dell'abbondanza e della felicità, e che rende la gente stressato, che crea del burnout della noia e non della soddisfazione. Poi c'è l'altro filone che viene, per non risalire alla Rachel Carson e il Silent Spring, la primavera silenziosa di 1962, il punto più forte è l'uscita del primo rapporto al Club di Roma, 1972, che era, diciamo, Alta la croissance in francese, in italiano è stato tradotto, non so. E allora questa è la critica ecologista, che dice: dobbiamo uscire di questa società perché non è sostenibile, distrugge l'ambiente, distrugge la capacità di creare un futuro per i nostri figli. E questo, il grande teorico che è all'origine
indirettamente di questo slogan della decrescita, che è Nicola Georgescu Rogen, di cui è l'ultimo libretto della collana che è dedicato, fatto da Mauro Bonaiuti, è dedicato a questo pensatore. Perché dico che lui è all'origine dello slogan? Perché questa parola che nessuno usava, decrescita, è stata utilizzata a caso in 1995 in Francia e in francese per dare un titolo a una raccolta di saggi di Nicolas Georgescu Rogen. La lezione di Georgescu Rogen, che era un grande economista, dice che gli economisti dall'inizio si sono sbagliati creando la loro scienza, hanno creato una scienza sul modello della meccanica razionale di Newton, va detto una scienza astratta, ma che è una bella cosa, una bella costruzione intellettuale. Il problema è che l'economia reale, l'economia da cui viviamo, mangiamo, produciamo, consumiamo, distruggiamo il pianeta, questa economia non si svolge nelle sfere della matematica, si svolge su un ecosistema reale che obbedisce alle leggi della termodinamica e particolarmente alla seconda legge, la legge dell'entropia. Allora lui ha fatto un grande articolo che è stato all'inizio di questo movimento, che si chiamava The Law of Entropy and the Economic Process, la legge dell'entropia e il processo economico, che ha fatto scandalo nell'economia. Per questo lui non è stato mai nobelizzato. E allora è venuto l'idea di tradurre, perché lui dice si deve effettivamente tornare indietro, ridurre l'impronta ecologica del nostro sistema, se no andiamo, perché lui l'ha usato la battuta, ha detto una crescita infinita è impossibile in un pianeta finito, incompatibile. E come l'ha detto uno che l'ha capito subito, un grande economista, John Kenneth Boulding, solo un pazzo o un economista può crederlo. Il problema è che siamo tutti pazzi e tutti economicizzati, più o meno. E allora è stata data a questo libro, il titolo in francese, Décroissance. Ma il libro non ha avuto grande successo, 2000 copie, non di più, ma alcuni hanno pensato dopo, in 2001, detto, ma si potrebbe riprendere questa parola decrescita, decroissance. Mi hanno chiesto di partecipare a una rivista per fare questo. E allora ho scritto un articolo programmatico, cioè abbasso lo sviluppo sostenibile e vivo la decrescita, la decrescita conviviale. E poi subito ha funzionato bene, perché i tempi erano arrivati di questo sintesi, già anticipato un po' da alcuni pensatori come André Gors, per esempio, di cui non è tradotto, ma nella collana francese c'è un piccolo libretto come Gors, precursore della decrescita, ma anche da Jacques Ellul precisamente, o Bernard Charbonneau. Questo era i tempi erano arrivati dove si poteva prendere senso questo slogan, diceva basta con la società dei consumi, dobbiamo inventare un futuro sostenibile, va detto dobbiamo finalmente uscire dalla civilizzazione occidentale che è fondata sulla dismisura, l'illimitazione, la distruzione dell'ambiente, eccetera, e inventare, fondare una nuova civiltà, qualcosa di totalmente basata su dei valori diversi, non più la guerra di tutti contro tutti, ma la cooperazione, l'altruismo, che era già un messaggio che fa pensare ai primi socialisti, eccetera. Per questo, a questo punto, abbiamo scoperto
E io ho scoperto particolarmente che avevamo dei precursori. Avevamo dei precursori su questo punto. Allora, perché parlare dei precursori, fare una collana sui precursori, leggere i precursori, studiare i precursori, e chi sono questi precursori? Allora, ci sono, penso, cinque ragioni per fare studiare questi precursori. Primo, perché questo dà una profondità molto più grande al progetto della decrescita. Questi partigiani della decrescita non sono dei pazzi, così, eccetera. No, cioè, hanno dietro di loro tutto un filone di grandi pensatori, di grandi, e questa profondità dà una legittimità al progetto, e finalmente una legittimità talmente forte, perché quando si fa l'elenco, come ho cercato di farlo nel questo libretto La decrescita prima della decrescita, precursori, compagnie di strada per la decrescita, cioè già non ci sono tutti, è un elenco di 70 pensatori, 70 autori che sono precursori della decrescita. E allora siamo noi i partigiani, gli obiettori della crescita, che hanno finalmente una legittimità, e gli altri, i pensatori del produttivismo, del consumerismo, che sono illegittimi, che hanno ingannato la gente, eccetera. Poi, terzo ragione, che abbiamo, perché il movimento della decrescita ha avuto subito grande successo presso i giovani, non solo i studenti, ma tutti i giovani, anche nei licei. Sono venuto l'ultima volta a Udine a parlare con un certo successo nelle scuole. E allora i giovani hanno bisogno di avere una cultura, farsi una cultura, di conoscere gli autori e vedere questi autori con un occhio diverso di quello che sono nei libri tradizionali, eccetera. Allora, per questo, diciamo che questa collana, anche questo obiettivo pedagogico, per tutti, soprattutto a un'epoca dove c'è il trionfo del numerico e che i giovani non leggono più. Mi sono accorto che anche tra gli obiettori di coscienza, che dicono che si rivendicano della decrescita, hanno letto poco, perché sono sempre sui computer, vedere le videogiochi, la televisione, tutto questo, e finalmente si vede che si legge sempre meno nelle scuole. Allora dobbiamo fare resistenza su questo punto, facciamo tutto il possibile. Poi, quarta ragione, anche perché c'è sempre un movimento giovane, come se c'è questa esperienza con il socialismo, ma anche prima con le religioni, eccetera, che c'è una tendenza al dogmatismo e a dire, bon, la verità è questa, c'è solo una strada per fare una società della decrescita, che si deve essere, no. Allora si vede che c'è una pluralità di sorgenti, e questo anche, penso che parlare dei precursori e vedere tutti questi precursori, alcuni vengono, cioè, più o meno possono essere etichettati di destra o del pensiero religioso, altri atei, eccetera. C'è una grande diversità che, penso, è una scuola di tolleranza. Di tolleranza che si deve, la decrescita deve essere plurale, non può essere monolitica, non può essere così dogmatica. E poi
all'ultima ragione, e che questo permette di rovesciare il modo di pensare, direi che uscire dal pensiero unico occidentale, rivedere tutta la storia del pensiero con un occhio diverso, non solo la storia del pensiero, ma anche la storia reale, la storia dell'economia, la storia del mondo occidentale, di rivederlo con un occhio diverso, altrimenti, per dirla con una parola che uso molto spesso, decolonizzare l'immaginario. Questo è un obiettivo essenziale per uscire dal pensiero unico e per costruire una società, diciamo, alternativa alla società della crescita. Allora, secondo punto, ma questi precursori, chi sono? Allora, quando ho pensato di come è venuta l'idea della collana, c'è una piccola casa editrice francese che si chiama Le Passage Clandestin, che conoscevo poco, un giorno mi aveva chiesto di fare la prefazione a un piccolo testo inedito in francese di William Morris. William Morris era un socialista inglese che è stato classificato come socialisti, utopisti, romantici da Engels. Che ha scritto un libro bellissimo, News of Nowhere, che è una forma di utopia della decrescita, diciamo, e che immagina Londra nel 2000 qualcosa, tutto trasformato, senza, desindustrializzato e molto con le relazioni socialisti, comunitari, eccetera. E allora l'idea era di fare, il libro si trattava di fare una prefazione abbastanza corposa, di un più o meno uguale al testo di William Morris. Ho detto, il libretto 120.000 battute, 60, più o meno 60.000 battute di prefazione, 60.000 battute del testo di William Morris, che si trattava di una conferenza che aveva fatto alla fine del XIX secolo su come potremmo vivere altri, non vivere più come dei imbecilli, dei cretini, vivere meglio, vivere altrimenti, senza, e un bel testo. E allora ho intitolato la mia prefazione William Morris, precursore della decrescita. E quando è uscito il libretto, mi è piaciuto il libretto così, vedere così, no? E allora ho detto alla casa editrice, ho detto, ma si potrebbe immaginare di fare una collana addirittura sui precursori, perché detto William Morris precursori, già aveva pensato, aveva già fatto delle conferenze o aveva scritto dei testi su Elul precursori, su Illich precursori, su Castoriadis precursori. Allora, 4 o 5, non tanti, ma 4. E l'idea ha piaciuto molto, ho detto, ma si potrebbe fare la collana al medesimo tempo in Francia, in francese, in Italia, in italiano, anche in Spagna, in spagnolo. Allora, la parte spagnola non ha funzionato. La parte italiana ha funzionato bene, cioè sono da 13 libri, la parte francese ancora meglio, 20 libri. Il problema è che il passaggio dalla Francia all'Italia è molto difficile, ci sono gli Alpi che sono difficili. E pensavo nella mia, come io vengo spesso in Italia, sono l'abitudine, pensavo che era facile trovare un modo di cooperare tra un editore francese e un editore italiano, ero tutto sbagliato. No, non è facile, questo non è riuscito il progetto. Ma almeno ci sono dei libri in italiano, dei libri francesi, non ho riuscito neanche a ottenere sia dall'uno sia dall'altro
che i libri dell'altro sono soltanto segnalato, non dico tradotto, ma tradotti, ma segnalato che alcuni italiani possono leggere il francese, sarebbero interessati, alcuni francesi sanno l'italiano. Ma no, questo è stato impossibile, finora è stato impossibile. Spero che sarà possibile nel futuro. Si deve sempre avere, avere se non la, sì, la speranza, diciamo, questa è un'idea di Elu. Allora questi precursori, che di qui sono del, c'è una classificazione nel questo libro, ma non riprenderò esattamente la medesima classificazione. Naturalmente i primi precursori della decrescita, del progetto, sono i fondatori dell'economia, dell'ecologia politica, diciamo, questi che hanno i critici della società dei consumi, allora precisamente della gente come degli anni 60 del XX secolo, Ivan Illich, Cornelius Castoriadis, Jacques Ellul, Bernard Charbonneau, Nicolas Georgescu-Reghen, etc. Bon. Alors, sono più o meno dei teorici, dei grandi intellettuali che hanno fatto questi sono i primi. Ma si vede subito che il progetto della decrescita potrebbe essere definito come un ecosocialismo. Riprende dal socialismo l'idea di una società egualitaria, una società che al di là del capitalismo, che riprende l'ideale del socialismo, della giustizia sociale, della democrazia dal basso, eccetera. Ma nel socialismo, e soprattutto nel socialismo marxista, la dimensione ecologica è totalmente assente, quasi assente. Non l'è totalmente nel pensiero degli socialisti come William Morris, per esempio, ma anche parzialmente da un pensatore come Fourier, Joseph Fourier. Abbiamo fatto in Francia un piccolo libretto su Fourier, ancora meno da alcuni pensatori anarchisti come Kropotkin, Piotr Kropotkin, sul quale abbiamo fatto anche un libretto. E allora sì, questi sono i precursori socialisti. Poi c'è tutto un gruppo di autori che non sono dei grandi teorici, ma più impegnati, o che fanno, l'hanno fatto attraverso dei romanzi, dei libri. Allora possiamo pensare a Tolstoi, precisamente Tolstoi che ha avuto, sul quale abbiamo fatto un libro, ma anche dei poeti come vostro Pasolini, che sicuramente attraverso i scritti corsari, il bello articolo, come si chiama, La scomparsa delle lucciole, per esempio, tipicamente nell'ideologia della decrescita, e le lettere luterane, eccetera. Poi una cosa un po' provocatoria, ma l'amico Giulio Marcon, che era deputato del SEL del Veneto, che lui aveva curato già i scritti, i discorsi sull'austerità di Berlinguer. Allora, un segretario comunista decrescente era una provocazione, dico, ma è interessante riscoprire il progetto dell'austerità rivoluzionaria di Berlinguer. E tutti questi autori, anche si pensava a Jean Giono, anche interessante, sul quale abbiamo fatto un libro, Aldous Huxley, con Il migliore dei mondi, ma non solo il mondo, il migliore del mondo, sul quale è fatto un libro nella collana italiana. E
Poi ci sono anche, ma questo è il problema, abbiamo finalmente scoperto che dietro il pensiero della decrescita, nella sua diversità, c'era una filosofia di base che si può chiamare di fronte in contrasto all'impero della razionalità economica e il pensiero della ragionevolezza, che ha detto è che è un altro nome della saggezza. E questa saggezza che dice, come l'ha detto bene Epicuro, che colui che non è capace di soddisfarsi di poco non sarà mai soddisfatto di niente. E allora, ma questa filosofia che impara basata sul il senso della misura contro l'illimitatezza è finalmente un pensiero che si ritrova in tutte le civiltà, in tutte le tradizioni, e che solo l'Occidente nella modernità si è basata sull'illimitatezza e su ciò che i greci chiamavano l'ubris, la dismisura. Allora è interessante ritrovare questa saggezza dei grandi ancestri, che naturalmente non conoscevano né il capitalismo né la società della crescita, ma avevano già intuito che non si doveva andare su questa strada. L'avevano capito bene Aristotele già, per esempio, ma anche l'avevano già capito più o meno la tradizione del taoismo di Lao Tzu, eccetera. E sfortunatamente non ho riuscito a ottenere dall'editore italiano di tradurre i libri che sono stati fatti nella collana francese su Epicuro, bello, Epicuro, ritrovare il pensiero di Epicuro. Su Diogene. Diogene naturalmente è un decrescente radicale. Basta pensare a questa storia di Diogene che un giorno vede un bambino che beveva tra le sue mani l'acqua, allora lui dice: ma allora non ho bisogno di un bicchiere. Ha preso il suo bicchiere e paf, l'ha buttato, l'ha rotto. Un altro giorno c'è qualcuno che dice: ma Diogene, perché tu vai nei supermercati? Allora lui dice: vado nei supermercati per vedere tutte le cose di cui non ho bisogno. E bon, allora è interessante ritrovare Lao Tzu, Diogene, e poi anche la tradizione della saggezza del buddismo zen, c'è la tradizione della saggezza africana, la tradizione della saggezza indiana, amerindiana. Si deve pensare oggi che subito quando ho incontrato il presidente dell'associazione degli amerindiani dell'Ecuador, che hanno basato, mi ha detto: ma ciò che noi chiamiamo buon vivir, sumac causai nella Amara, è esattamente ciò che tu chiami la decrescita. Allora ci siamo ritrovati subito come fratelli, diciamo. E allora è importante anche ritrovare tutta questa oggi come via d'uscita dell'occidentalizzazione del mondo, della modernità in crisi, che dà legittimità e profondità a un'alternativa di fronte a questa arrogante proclamazione della Thatcher: there is no alternative. Non c'è un'alternativa. La decrescita non è un'alternativa, è una matrice di alternative, perché non si farà la decrescita nel medesimo modo nel Chiapas e nel Texas. È chiaro per tutti questo, che si deve trovare ciascuno anche nella parola. Dico sempre che la parola decrescita è una parola latina, va bene con i paesi latini, eccetera. Per altri paesi è intraducibile. Come era intraducibile le parole crescita, sviluppo nelle lingue dei paesi fuori dell'Occidente?
siamo stati i per gli esperti dello sviluppo era un rompiscatole parlare di progresso, di crescita, di sviluppo agli indigeni dell'Africa subsahariana, per esempio, per una ragione semplice, che nella tradizione africana il futuro non lo conosciamo, il futuro si trova dietro di noi perché non lo vediamo. Invece il passato, l'abbiamo vissuto, lo conosciamo, si trova davanti a noi. Allora noi, per andare avanti, dobbiamo andare verso il passato, non verso il futuro che non conosciamo. Va detto che l'ideale della società è di raggiungere gli ancestri, i fondatori della società, non di uscire di questa strada e di andare verso lo sconosciuto. Allora si capisce che parlare di progetto, di sviluppo, di tutto questo non ha senso in queste culture. Questo quando facevamo negli anni 60 la critica allo sviluppo con i Valilic, eccetera, l'avevamo capito queste cose. E allora, se vedi che c'è una ricchezza enorme nel questo campo dei precursori della decrescita e c'è molto interesse a studiare e leggere e utilizzare per inventare il progetto di un futuro auspicabile, sostenibile, conviviale. Non dico felice perché la felicità è una cosa complicata e tutto, ma almeno conviviale e sereno. Allora arriviamo alla seconda parte. Ivan Illich, Jacques Ellul. Si può parlare, quando si parla di Ellul, si parla al medesimo tempo di Bernard Charbonneau, che era il suo amico per tutta la vita, e del quale Ellul ha detto senza di lui non avrei mai parlato, ma è stato il mio maestro. E Illich, perché ho dato Illich, ero presente a un omaggio fatto alcuni mesi prima della sua morte di Ellul, di Jacques Ellul. Abbiamo fatto un omaggio a Bordeaux, la sua città, e Ivan Illich ha fatto un discorso bellissimo che è stato pubblicato chiamando Maître Jacques e dicendo discepolo di Maître Jacques, di Jacques Ellul. Allora c'è un legame forte. Su Bernard Charbonneau, questo Bernard Charbonneau, donc, che era l'alter ego di Illich, è già pubblicato in francese un libretto curato dal figlio spirituale dei due, Ellul e Charbonneau, che è Daniel, l'amico mio, Daniel Ceresuel. E allora, per capire il pensiero di Illich, di Ellul e di Charbonneau, viene da un movimento ora dimenticato nato negli anni 30. Perché hanno fatto la loro formazione, sono diventati adulti, eccetera, negli anni 30. Si parla di un movimento del non conformismo degli anni 30, ha detto tutto un movimento di intellettuali che cercavano una strada tra il capitalismo, il liberalismo e il socialismo, il comunismo, una terza via. Che purtroppo questa terza via ha portato alcuni verso il fascismo, verso eccetera, ma tutto un altro. E il più grande rappresentante di questo movimento negli anni 30 era un intellettuale, forse cristiano, oggi cattolico, oggi forse dimenticato, non so in Italia ma almeno in Francia, Emmanuel Mounier, era fondatore di un movimento chiamato il personalismo. Ha detto che si dice il liberalismo passa sull'individuo, il comunismo sulla massa, e allora dobbiamo ritrovare la persona, va detto, l'uomo con tutte queste dimensioni, questa capacità di accedere all'autonomia, alla libertà, e questo
E questo movimento ha fatto negli anni 30 più o meno, un manifesto personalismo che ha avuto molto successo e all'origine di una grande casa editrice francese, Esprit, Le Seuil, e ha fondato una rivista che si chiama Esprit. Allora, Ellul e Charbonneau sono stati rappresentanti per il sud della Francia, si parla del personalismo gascon. Gascon, la Gascogne, che è il sud. Bon. E hanno già negli anni 30 fatto un manifesto anche loro. Poi i legami con. Questo ambiente degli anni 30 è importante perché c'è tutta una serie di pensatori che sono finalmente dei precursori della decrescita. C'è Jean Giono che ha cercato di creare delle esperienze concrete anche di vita alternativa nelle montagne nel sud della Francia. E poi, ad un certo punto, questo autore fantastico, che ha avuto un percorso fantastico, Georges Bernanos, che ha scritto un libro che è, vraiment, che è un po' una Bibbia della decrescita, La France et les robots, che ha scritto subito dopo la guerra, prima di suicidarsi nel Brasile. E poi anche un pensatore come Lanza del Vasto, che aveva lanciato questi movimenti delle comunità dell'Arche in Francia, e che è stato l'eroe di un romanzo di un romanziere di fantascienza, che purtroppo finalmente lui si è compromesso con Vichy, il regime di Vichy. Aveva scritto un romanzo che si chiama Ravage, pardon, e ha preso come eroe la figura dell'eroe che, perché c'è la distruzione, e lui ha anticipato la distruzione della civiltà, delle città, eccetera, e coloro che sono riusciti a salvarsi, rifondano una società nel sud della Francia, una comunità, eccetera, e poi fine, la storia ricomincia. E allora c'è una leader di questo e ha preso l'idea di questo leader, la figura di Lanza del Vasto. Già. E Ravage, come si chiama questo roman, autore, non lo so, ne ho parlato in questo libro perché è interessante. Allora, alla differenza di Charbonneau, che ha pubblicato un sacco di libri, ma senza successo, Ellul ha pubblicato anche lui un sacco di libri, ma alcuni hanno avuto successo. È il primo libro che l'ha fatto conoscere e che l'ha avuto, è stato subito tradotto in inglese e ha avuto successo negli Stati Uniti, eccetera, è di 1954, e che si chiama La technique ou l'enjeu du siècle. La technique ou l'enjeu du siècle, e lui dice che la tecnica è diventata la cosa, la sfida del nostro tempo, che è la dittatura della tecnica è diventato il pericolo più grande del nostro tempo, perché c'è un totalitarismo della tecnica. E lui ha sviluppato questa idea che la tecnica era una trappola, la tecnica non è lo strumento che aiuta l'uomo a realizzare delle cose, no, la tecnica è una struttura totale e totalitaria, è un sistema. E il secondo libro importante, allora, è uscito negli anni 60, si chiama Le système technicien, e dove ha sviluppato l'idea che la tecnica moderna non si tratta naturalmente dell'invenzione del fuoco, si tratta della tecnica dentro il mondo della modernità, dentro l'ambiente della modernità, che è un sistema totale. E di più, la tecnica non è solo, diciamo, per lui anche lo stato moderno è una forma della tecnica, che c'è una,
la tecnocrazia è il risultato di una concezione del mondo come qualcosa che dove si deve ricercare i mezzi più efficienti. Uno dei suoi più o meno discepoli, che è un filosofo più conosciuto, Dominique Janicot, ha scritto un bel libro che traduce bene questa idea, La dittatura del razionale. La dittatura del razionale. E questo effettivamente, il collega, sì, Francesco, ha parlato prima, ha usato la parola tecnoscienza. La parola tecnoscienza è stata utilizzata, credo, inventata da qualcuno che si è rivendicato da Ellul, ma che dopo ha preso una strada, che è un filosofo belgo che si chiama Gilbert Ottois. Gilbert Ottois, che aveva scritto un libro, allora il pensiero di Jacques Ellul, ci sono due, mi sembra, due aspetti importanti, che il primo è l'analisi della dismisura, dell'illimitatezza precisamente del mondo tecnico. E allora su questo c'è delle pagine bellissime di Ellul, della critica della crescita, perché della società della crescita che è basata sull'illimitatezza. E già per lui la società della crescita è già una macchina tecnica, diciamo, siamo già in un mondo dello sviluppo. Ma lui è soprattutto perché la formazione di Ellul è della giurisprudenza. Lui era professore di giurisprudenza, è più sensibile al diritto, al problema e allo Stato, alla crescita dello Stato, che all'economia, perché a questo punto è più sensibile alla sparizione della libertà umana di fronte alla crescita dello Stato, che è una macchina. Allora, a proposito di macchina, ti vuol dire che ho conosciuto personalmente Jacques Ellul, naturalmente non l'ho conosciuto per molto tempo perché è morto, e subito dopo la sua morte, o al medesimo tempo, a questo tempo, l'amico Alfredo Salzano, che è stato il mio primo editore, traduttore e amico, che aveva la direzione della Bollati Boringhieri, lui mi ha detto che lui viveva parzialmente in Francia, parzialmente in Italia, mi ha detto in Italia il pensiero di Ellul non è molto conosciuto, sarebbe interessante, non possiamo, è stato tradotto alcuni libri ma non hanno avuto molto successo, sarebbe interessante di scrivere qualcosa su Ellul. E per questo che ho scritto il libro La Mega Macchina, anche se Ellul non usa questa parola mega macchina, che viene da Lewis Mumford, un altro precursore della decrescita, sul quale in Francia abbiamo fatto un libretto, e credo che è Lewis Mumford che ha fatto tradurre in inglese subito nel 1954 il libro di Ellul, La tecnica e l'enjeu du siècle. L'idea della mega macchina è quella abbastanza vicina dell'idea del sistema tecnicien, del sistema tecnico. E allora, ma questa mega macchina non è, la differenza, e l'ho sentito quando ho scritto il libro La mega macchina, che per Ellul, la cosa, diciamo, per parlare come si parlava in questi anni in termini marxisti, diciamo che l'istanza determinante ultimamente per lui non era l'economia,
ma la tecnica, che è la tecnica che era la cosa più determinante. Per me invece penso che è l'economia che, bon, allora ad un certo punto l'economia è una forma della tecnica, ma c'è un po' di differenza. E allora la seconda dimensione del suo pensiero è l'analisi del totalitarismo tecnico, che questo sistema è totalitario perché quando si è entrato nella si verifica per esempio oggi su un esempio semplice, siamo di fronte al cambiamento climatico. Allora da dove viene il cambiamento climatico? Viene dal fatto che della crescita economica. Allora per risolvere il cambiamento climatico normalmente si dovrebbe tornare indietro e fare un processo di decrescita, diciamo, almeno produrre meno di prodotti che fanno gas a effetto serra, ma produrre meno implica consumare meno o consumare altrimenti, eccetera. È una rottura di fronte a questa logica della dismisura, dell'illimitatezza, perché nostro sistema è basato, nostra economia basata su una triplice illimitatezza: illimitatezza del produrre, che significa illimitatezza nella distruzione delle risorse naturali rinnovabili e non rinnovabili, illimitatezza nel consumo, che significa, come abbiamo un stomaco limitato, creare dei bisogni artificiali, sempre più bisogni, sempre più artificiali, e il risultato, naturalmente, si può fare di tutto per fare parlare di economia circolare, eccetera, ma alla fine il risultato è l'illimitatezza dei rifiuti, che significa illimitatezza dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e della terra. Allora si vede che per uscire di questo sistema si deve uscire radicalmente di questo. Invece no, non si parla di questo, si deve trovare una soluzione tecnica, trovare delle nuove tecnologiche per risolvere il problema creato dal mondo tecnico. Allora si pensa per esempio di mandare nel cielo delle particelle per fare uno schermo o degli oceani, mettere delle altre cose. Si cerca delle soluzioni e ogni volta queste soluzioni creeranno sicuramente dei problemi. Si dovrà trovare una nuova tecnica per risolvere i problemi creati da questo. Poi è così. Va detto che quando si entra nella logica tecnica si va all'infinito, si è chiuso dentro questa logica che i problemi creati dalla tecnica sono risolvabili solo con la tecnica. Allora questo è il totalitarismo, siamo chiusi dentro un totalitarismo. E questo si vede a tutti i livelli. Oggi una delle forme del disastro è la macchina, di sicuro. Allora se c'è la macchina inquina, fa parte di questo che emette delle particelle cancerogene, eccetera, delle neurodegenerative, delle cose terribili, allora si dice, ma normalmente si dice, bon, dobbiamo fermare, limitare sempre di più la macchina. No, si deve prendere la macchina elettrica. Ma la macchina elettrica, per fabbricare la macchina elettrica, eccetera, si deve consumare ancora di più delle metalli rari che sono prodotti nelle condizioni che saranno finite. E poi allora si dirà, bon, si dovrà produrre un'altra. Si rimane sempre chiuso nel mondo, effettivamente, del mondo della crescita infinita. È impossibile. E questo è impossibile, speriamo di no, ma si deve decolonizzare l'immaginario di questa logica che finalmente, e per questo è importante studiare i precursori della crescita, perché si vede che è molto recente e molto limitato, è solo
che qualcosa che è nato e sviluppato in Occidente è solo a partire, diciamo, del XVIII secolo. E allora questo totalitarismo della tecnoscienza si verifica attraverso ciò che lui ha chiamato le leggi del totalitarismo tecnico. La prima legge è che tutto ciò che è possibile di fare si farà. E si vede che c'è qualcosa che va in questo senso, che se è possibile fare che un uomo può partorire, non solo la donna ma l'uomo, si farà. E oggi si cerca di fare l'utero artificiale, di poter mettere all'uomo, eccetera. Fare un bambino senza una coppia, se è possibile, si comincia a fare, eccetera. E tutto questo, anche mandare, andare nel cielo per, non so, colonizzare dei pianeti, ci cercano di farlo, sembra difficile, costoso, eccetera, ma se è possibile si farà. E allora su questo ho fatto nel mio libro su Ulul un piccolo riserva, perché come economista mi ho detto si farà solo se permette profitti, perché penso che la legge del profitto per Ulul no, perché lui negli anni che la sua esperienza si è sviluppata negli anni del trentennio d'oro, dove c'era l'economia naturalmente produttivista, consumista, eccetera, ma c'era anche la politica dello Stato sociale che cercava di governare tutto. In Francia c'era una pianificazione, eccetera. E allora, con il nostro De Gaulle, con la grandezza francese, si faceva delle follie anche senza profitti. Abbiamo fatto la nave più grande, il Normandia, che è stato un costo mai renditibile. Abbiamo fatto il Concorde, eccetera. Tutto non obbediva alla logica del profitto, anche le centrali nucleari, le bombe atomiche, eccetera. Allora, dal momento che tecnicamente è possibile, lo faranno. Ha probabilmente esagerato questa cosa, non aveva abbastanza coscienza della logica economica, che per me è la logica di ferro della nostra società. E allora, quelle per Jacques Ellul, le alternative. Ellul aveva un rapporto al politico e alla politica aveva molto riserva. Lui è stato eletto a livello regionale dopo la guerra, non ha partecipato. Il suo amico Bernard Charbonneau era contro la resistenza, ma non ha partecipato, ha solo fatto, perché aveva una diffidenza anche del mondo di chi si Ellul un po' meno, e dopo la guerra ha partecipato per poco tempo. Lui ha detto, tutti e due hanno detto che non hanno mai votato, che serviva, erano contro questa idea. Si è attribuito a Ellul questa battuta che è diventata per anni una bandiera per gli ecologisti: pensare globalmente, agire localmente. Donc, lui era per l'azione locale, agire localmente, e effettivamente si è impegnato molto, si sono impegnati tutti e due, Bernard Charbonneau e Jacques Ellul, contro dei progetti che oggi si chiamerebbero i grandi progetti inutili, imposti, eccetera, come la TAV nel Val di Susa o il ponte, megaponte sullo stretto di Messina. E si trattava di un progetto per trasformare, amenagere, si dice in francese, la costa litorale del sud-ovest della Francia, da Bordeaux a Arcachon,
in tutto il sud, c'era un progetto di creare delle zone turistiche, eccetera, nella logica naturalmente di sfruttare il patrimonio naturale. Si va detto sfruttare significa distruggere la bellezza naturale, fare come hanno fatto gli spagnoli sulla costa catalana, eccetera. E si sono impegnati molto, molto, era stata una grande battaglia. Hanno vinto nel primo tempo, hanno riuscito a bloccare, eccetera, ma naturalmente la mega mattina continua e c'è sempre, oggi di nuovo, c'è sempre dei progetti su questa, dei minacce, eccetera. E lui, non l'ho detto ancora, ma lui era molto impegnato nella chiesa protestante, la chiesa riformata, si dice, che è calvinista, e ha scritto molti articoli anche di questo. E lui pensava, a un momento pensava che si potrebbe creare il cambiamento necessario attraverso la chiesa protestante. E c'era, e su questo si deve dire che altri pensatori hanno questa origine e che sono vicino anche della decrescita. Penso a Denis de Rougemont, che è fondatore dell'ecologia in Svizzera, che lui è all'origine della teoria, diciamo, della pedagogia delle catastrofe, che ho ripreso anche attraverso un altro autore anche di cultura protestante, François Partant, che è anche un precursore della decrescita, e che ha sviluppato questa pedagogia delle catastrofe. Sicuramente, come non credevano alla politica, eravano molto diffidenti anche al mondo politico, pensavano soprattutto, allora si sono più o meno insistito sulla dimensione dell'impegno personale, l'impegno etico, la dimensione etica è molto forte, e su questo anche una pratica che mi piace molto e che riprendo è stata formulata da Ivan Illich, ma credo che è coerente con il pensiero, con la critica della tecnica di Ellul, anche se Ellul non ha mai parlato come Illich degli strumenti conviviali. C'è Illich, c'è questa idea che ci sono degli strumenti conviviali che rafforzano l'autonomia, come la bicicletta, un rapporto in contrasto, non la bicicletta con un moto elettrico, la bicicletta che si deve pedalare. E anche la macchina da cucire di Singer, che lui dice è stato inventato da Singer per amore per la sua madre o la sua moglie, e le altre, le tecnologie eteronome trasformano l'uomo in schiavo della macchina. E questo dobbiamo, la macchina va bene, lo strumento tecnico va bene se è al servizio dell'uomo, ma quando mette l'uomo al suo servizio è terribile. Allora questo è il sistema tecnico. Allora Illich preconizzava, e penso che questo è anche nel senso dell'etica di Ellul, il tecno-digiuno. Allora il tecno-digiuno, e non perché, la tecnica, e anche Ellul non dice mai che la tecnica è diabolica, non è la tecnica in sé che è diabolica, è il fatto che siamo schiavi della tecnica. Allora per dimostrarsi la nostra autonomia, la nostra capacità di sopravvivere senza diventare schiavi della tecnica, si deve praticare il tecno-digiuno. Allora tocca, ciascuno deve avere questa disciplina, dice, bon, allora ora ho deciso di buttare il televisore. Non perché il televisore si può di tanto in tanto, rarissimamente, ma di tanto in tanto ci sono delle trasmissioni buone, sicuramente. Ma soprattutto la televisione è un mezzo per colonizzare l'immaginario, insidiosamente. Allora ho deciso di buttare il televisore, bon. Un altro dirà, bon, io butto, non so, la lavatrice, non so,
che bon, posso trovo che è una buona disciplina di bon. Ah. Un altro dirà bon, io butto la macchina, faccio senza macchina da oggi, cerco di riorganizzare la mia vita per fare a meno della macchina e prendere il bus, prendere bon, altri eccetera. Bon, alcuni hanno fatto questa scelta eroica di dire butto il cellulare, non faccio senza cellulare. Questo è molto difficile, ma bon. Ma si deve farlo con gioia, naturalmente non si tratta di farlo con masochismo, si deve fare questa scelta in modo consciente. Allora, e per questo è più facile di fare organizzarsi in piccoli gruppi, come il gruppo di acquisto solidale, per esempio, di non più andare nei supermercati, eccetera. E questo partecipa molto di questa visione etica, diciamo, di Ellul. E per concludere direi che tra i suoi discepoli interessanti, due suoi discepoli sono diventati famosi, almeno in Francia, uno in Francia ma forse è poco conosciuto in Italia, che è stato ministro, Noël Mamère, che si rivendica sempre di Ellul. Bon, l'altro è più famoso è José Bové. José Bové si è sempre rivendicato il suo maestro Ellul. Con questo penso di aver presentato al medesimo tempo la collana dei precursori della decrescita e l'amico Jacques Ellul. Grazie della pazienza.